battaglia a tutti ragazzi, benvenuti da Giochierina 979 in questo nuovo video acquisti che riguarda appunto il mese che va da metà maggio, fine maggio fino a oggi che è 28 giugno. Sì, oggi è 28 giugno. Allora, prima di passare agli acquisti ragazzi, volevo spiegarvi il più velocemente possibile quello che è successo ieri. Se seguite la mia pagina Facebook forse già, cioè già ve l'ho anticipato, se non siete iscritti vi invito ad iscrivervi, ma comunque vi racconto quello che è successo. Praticamente sono andata sull'emulatore PS1 per cercare di, non per cercare, per registrare un nuovo gameplay, un nuovo Retrolove gameplay su Bugs Bunny. E praticamente l'emulatore ha cominciato a darmi dei problemi con i salvataggi, non caricava la partita, se la caricava, era buggata, nel senso che metteva continuamente in pausa e toglieva continuamente la pausa, quindi era una cosa assurda. Poi, siccome mi sembrava strano, ho provato a caricare un altro gioco, pensavo magari fosse un problema di Bugs Bunny. Invece ho provato anche tutti gli altri giochi che avevo salvato e il problema si presentava sempre uguale. Allora poi pensando fosse un problema di salvataggio ho provato ad avviare un gioco, ho provato ad avviare prima Resident Evil e purtroppo l'emulatore, cioè, era completamente impazzito ragazzi, cioè selezionava le cose da sole, da solo, senza che io toccassi niente sul pad. Poi siccome io non sono una persona molto paziente, quando mi vengono i nervi, mi vengono i nervi, senza pensarci su 2 volte, ho preso e ho cancellato tutto, quindi completamente tutto, compresi i salvataggi. Dopo che li ho eliminati definitivamente l'accessino, mi sono resa conto di quello che avevo fatto, cioè perlomeno almeno i salvataggi me li potevo salvare, magari poi avrei potuto riprovare a installare l'emulatore, magari poi andavano, non lo so. Però niente, ho provato in tutti i modi, con diversi programmi, purtroppo i file di salvataggio erano andati ormai persi. Quindi ragazzi, sto nella merda, non so adesso come devo fare con i gameplay, perché ormai l'emulatore, poi ho provato a farlo rifunzionare, insomma l'ho reinstallato. Però l'emulatore è completamente impazzito, io non riesco a capire che cosa gli è successo, si ripresenta sempre lo stesso identico problema, cioè quando avvio il gioco sceglie le cose da solo senza che io tocchi nemmeno il pad, quindi è completamente impazzito. Non lo so ragazzi, è un bel problema e boh, quindi non lo so, non so come continuerò il Retrolove gameplay. Se avete qualche consiglio da darmi ragazzi, vi prego datemelo, perché io non so veramente dove mettere le mani. Fatto sta che pure se riesco a far ripartire i giochi, ormai le partite le avevo bloccate in certi punti, quindi non lo so come farò. Poi ragazzi, un grazie, 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 grazie a tutti perché siete arrivati a oltre, se non sbaglio, 1170, quindi state per diventare 1200 e penso. No, concorso no, per ora, però penso che farò un bel live, di ringraziamento, sia di ringraziamento ragazzi a tutti voi, sia un live prettamente concentrato su quelle che sono state le conferenze ragazzi, quindi concentrato sulle conferenze delle tre, principalmente Microsoft e Sony, e concentrato quindi sulla next gen ragazzi, su quelle che sono state poi le mosse di Microsoft e tutto il resto. Penso che se raggiungete i 1200 farò un bel live. Dopo mi stavano venendo in mente delle altre cose, però cose che devo ancora elaborare ragazzi, quindi per ora stop le notizie, le info. E passiamo al video acquisti, che non è ricchissimo, però insomma un po' di roba c'è ragazzi, era ora di farlo. E allora parliamo di due recuperi, che poi di regola sono tre, poi vi spiego, di tre recuperi che ho fatto per PlayStation 1 ragazzi, perché facendo i gameplay retro su PC mi è venuta voglia insomma di arricchire un po' la mia collezione, perché io avendo la PlayStation 1 modificata ho praticamente quasi tutti i giochi masterizzati su CD, quindi non originali ovviamente. Allora, primo recupero che ho fatto ragazzi per PlayStation 1, non so se mette a fuoco, Tom e Jerry, casa, dolce, casa. Questo gioco di che anno è, se c'è scritto? Quest'anno è del 2000.
come è scritto qua, ed è un gioco, ragazzi, che io ho voluto acquistare originale perché ci ho passato delle ore fantastiche quando giocavo su PlayStation 1. È un gioco veramente divertentissimo, si può giocare anche in due, quindi in due immagino, già contro il computer è fantastico, in due è veramente il top, ragazzi. Suppongo che la maggior parte di voi lo conosca, se non lo conoscete praticamente, come potete vedere dalle immagini qui, la schermata, ora non mette a fuoco sta bastarda, la schermata è divisa in due ragazzi, quindi sopra c'è Jerry, sotto c'è Tom e bisogna praticamente per vincere il livello, per vincere poi nel gioco, bisogna riempire di mazzate l'altro personaggio con tutti i mezzi possibili e immaginabili, con tutti gli oggetti che sono reperibili in casa, mazze da baseball, palle da bowling, ferri da stiro, di tutto ragazzi, ombrelli, torte, è bellissimo, veramente bellissimo. Se qualcuno di voi non ci ha mai giocato, si scarichi un emulatore, o perlomeno se ha ancora PlayStation 1, se lo compri e se lo giochi, perché è veramente bellissimo, ragazzi. Ve l'ho aperto, ragazzi, come potete ben vedere, c'è qui il libretto, se riesco, e qui il disco. Tom e Jerry, questo è il libretto, ragazzi, dietro ovviamente ci sono Tom e Jerry. Il libretto bello corpo, non corposissimo, però ci stanno un bel po' di pagine, ragazzi, dove spiega tutto, 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 ed è, come potete ben vedere, a colori. Il disco è in buone condizioni, non ci sono graffi, e il tipo che me l'ha venduti, ragazzi, era un tipo veramente molto corretto, è stato molto disponibile, insomma, li ho acquistati su internet, ovviamente. E poi ragazzi, altro recupero, sempre perché facevo il Retrolove gameplay, non potevo farmelo mancare ragazzi, a parte il riflesso. Heart of Darkness, ovviamente. Qui dice all'interno in regalo occhiali 3D per il filmato finale, ma ragazzi me l'aveva già detto, gli occhialini non sarebbero stati inclusi. Ho le solite copertine fastidiose che se ne escono dalla custodia. Dietro, vabbè ragazzi, c'è tutto scritto, insomma, le immagini, eccetera. Questo è il libretto. Ovviamente, come avete potuto ben vedere, la versione Platinum, ma vabbè, ma non è che interessa più di tanto. Quindi questo è il libretto, questo è il dietro. Libretto corposo, bianco e nero, ovviamente, come potete vedere. Però spiegazioni, ragazzi, dettagliatissime, proprio come i libretti di ora che praticamente non esistono neanche, sempre se si ricordano di metterci. E poi, ragazzi, il gioco è composto di due dischi, quindi disco domani, disco 1 e disco 2. E a parte la polvere e qualche impronta, i dischi sono comunque in buone, ottime condizioni, quindi non ci sono comunque graffi rilevanti. Questi ragazzi per PlayStation 1, Heart of Darkness e Tom e Jerry Casa Dolce Casa. Poi vi ho detto che di regola erano tre recuperi, perché da questo ragazzo ho comprato anche Dino Crisis il primo, per il mio ragazzo, perché poco tempo fa si è fissato che voleva ricominciare a giocare, pure lui voleva riprendere da PlayStation 1, eccetera, quindi gli ho prestato la mia PlayStation 2, che è retrocompatibile anche con questi. Quindi si era fissato che voleva Dino Crisis e voleva Resident Evil. Poi Resident Evil il primo se l'è comprato lui, ma non essendo collezionista non se ne è fregato un cazzo, ha comprato soltanto il disco, c'era cioè quel tipo, quindi senza custodia, senza libretto, senza niente. Vabbè, lui non può capire. E io appunto da quest'altro ragazzo avevo preso Dino Crisis, che visto comunque che era per il mio ragazzo, insomma, non c'aveva nel libretto, aveva la copertina un po' rovinata, vabbè, ma non è per me, non me ne frega niente. E quindi avevo preso anche quello per PlayStation 1, ma visto che insomma non è per me, non è da considerare un recupero, quindi questi due ragazzi per PlayStation 1. Poi per PlayStation 2, no, questo mese nulla, non ho recuperato proprio nulla. E passiamo allora, ragazzi, direttamente a PlayStation 3, perché nemmeno per PSP ho preso nulla.
Allora, eravamo arrivati ragazzi a Dragon Ball Raging Blast, il primo. Quindi andiamo avanti. Ho preso questo qui, Army of Two, 40 Days, quindi 40° giorno in italiano. Come potete vedere ancora in celofanato, ragazzi. Perché l'ho preso? L'ho trovato in un supermercato in offerta a 20 euro. Il primo, ma hanno detto che non è granché, avevo sentito dire che il secondo era un po' meglio, anche se mi è stato detto che di regola Army of Two è molto più divertente da giocare in coppia, ho sentito che in singolo comunque ci si annoia, però vabbè, non si sa mai, quindi in offerta a 20 euro l'ho preso, questo è il davanti, ragazzi, dietro. Possiamo vedere scritto combattere e sopra, ma che e sopravvivere insieme. Perché non mette a fuoco sta bastarda stronza? Non lo so, ragazzi. Aspetta, perché mi sa che l'ho prestata. Scusate, ragazzi, torno tra un secondo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Perché poi mi è venuto in mente, siccome ho prestato la videocamera al mio ragazzo, aveva messo la messa a fuoco manuale, quindi adesso ho reimpostato, quindi adesso dovrete. Dovreste riuscire a leggere, infatti, combattere e sopravvivere insieme. L'esperienza cooperativa, che dice? L'esperienza cooperativa per eccellenza. Bla bla bla, mosse, tattiche, sì, e tutto il resto, ragazzi. Una Shanghai devastata da un disastro di dimensioni epiche, la personalizzazione armi più evoluta mai vista in un videogioco. Esplosive modalità multigiocatore online basate su una dinamica cooperativa unica. Ovviamente sappiamo tutti che è uscito di nuovo il seguito, un altro seguito di questi. Questo gioco è del 2010, addirittura, cazzo, già 3 anni fa. Ovviamente ragazzi non ve lo apro perché è ancora in celofanato e comunque non vi ci posso dare un parere perché ovviamente non ancora ci ho giocato, quindi proprio zero, non se ne parla. Poi andiamo avanti ragazzi, vabbè, chicca che già vi ho mostrato perché ve l'ho unboxati, e vabbè, The Walking Dead Telltale, quindi sarebbe proprio l'originale per PC rifatto su CD, su copia proprio CD. Come potete ben vedere, come già avevo fatto vedere, la copia è in inglese, quindi ha custodia e manuale in inglese. Ma comunque il gioco è multilingua, quindi ragazzi, se vi ripeto, se volete comprarlo su Amazon UK o all'estero, quello che caspita è, a meno che non sia proprio US, se lo comprate da Amazon UK non abbiate dubbi perché è multilingua, non appena lo mettete nella PlayStation 3 vi va automaticamente in italiano. Che dire ragazzi, l'ho finito. Ed è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai giocato, insieme sia a Heavy Rain. Ragazzi, un capolavoro, è bellissimo, bellissimo perché è uno di quei giochi in cui non è tanto l'azione, anzi non è quasi per niente l'azione, ragazzi, perché è una specie di avventura grafica, un punta e clicca da cui appunto non ci si aspetterebbe nulla di che, perlomeno quelli che sono scettici non ci si aspettano nulla di che o quelli che non amano il genere. Ma ragazzi, io ne ho sentito parlare benissimo e infatti non sono stata affatto delusa, anzi sono rimasta, non lo so, meravigliata in una maniera impressionante. È uno spettacolo, ragazzi, un capolavoro che io consiglio assolutamente. Se avete giocato a Heavy Rain, scommetto che questo vi piacerà altrettanto. E se non vi piace il genere, non compratelo se poi dovete soltanto insultarlo, ragazzi, perché ho sentito gente che diceva ma The Walking Dead è una merda assoluta. Allora, se non piace a te, ok, ma non dire che è una merda, perché magari a te piace COD, io COD lo odio, però non ti vengo a dire COD è una merda, non mi piace, punto, di che non ti piace, non dire che il gioco in sé è una merda, perché il gioco è spettacolare, bellissimo, concentrato interamente sulla storia, ragazzi, è questo che ti coinvolge in una maniera mai vista prima, ragazzi. Io mi sono affezionata ai personaggi, infatti ora non spoilerò nulla assolutamente della storia, ma e non spoilerate, ragazzi, nei commenti il finale, perlomeno quello che ho visto io, perché immagino che ce ne sia anche un altro. Ragazzi, è stata una cosa meravigliosa e
Io ho pianto, lo ammetto, non me ne vergogno, ho pianto in una maniera scandalosa. È bellissimo, un capolavoro che vorrò e voglio, anzi, assolutamente recensire il prima possibile. Ok, andiamo avanti, ragazzi, pure questo ve l'ho unboxato assieme a The Walking Dead proprio la settimana scorsa. The Last of Us che è stata... Ah, a proposito ragazzi, grazie, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri nel precedente video di unboxing, perché è stato il mio compleanno il 24, quindi vi mando un bacione a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri di compleanno. Infatti questo è stato un regalo di compleanno da parte del mio amico Frank, che appunto saluto con un bacio. E che dire ragazzi, io ne sento soltanto pareri positivissimi, già prima che uscisse tutti i siti, tutto quello che ho visto erano tutti 10 su 10, voti su 10, 10 su 10, una cosa mai vista prima, ho sentito dire che cioè, verrà forse considerato il miglior gioco in assoluto di questa generazione, quindi ho le aspettative a mille. E no, non ancora ci ho giocato appunto. E spero comunque di giocarlo il prima possibile, comunque non è che scappa, ce l'ho lì, quindi ho sentito dire che è una cosa spettacolare ragazzi, pure questa, quindi immagino pure che pure questo sarà da considerare un capolavoro da recensire forse il prima possibile. Poi ragazzi, allora martedì, acquisto di martedì 25 giugno, sono stata in un GameStop e già io avevo visto sul sito, appunto, l'avevo visto sul sito a questo prezzo, mi sembrava stranissimo, poi sono andata in negozio e l'ho visto a questo prezzo, non ho potuto non comprarla, ragazzi. Journey, la Collector's Edition. Perché Collector's Edition? Perché include Journey, poi il gioco Flower e il gioco Flow. Quindi l'ho comprata ragazzi nuovo a GameStop a 25 euro, quindi 24,98 euro. Quindi anche come potete vedere qui ragazzi dietro c'è scritto vivi la meraviglia, scopri i segreti e i misteri di Journey, Flow e Flower, tre affascinanti giochi di The Game Company. Esplora vasti deserti, antiche rovine, mondi subacquei e territori onirici, oppure avventurati in journey in compagnia di altri giocatori online. Poi ci sono dei contenuti extra. Ragazzi, come potete vedere, colonne sonore, trailer e immagini, commenti al gioco e video e divertenti minigiochi multiplayer, avatar per PlayStation Network. Allora, io l'ho messo ieri nella PlayStation 3. E i giochi quindi sono da installare, quindi non è che partono automaticamente col disco, quindi si installano a parte sul hard disk. Ho cominciato Journey, ovviamente fino ad ora l'ho trovato molto molto carino, molto intenso, nonostante non ci siano assolutamente dialoghi. L'ambiente, appunto, come dice, ambientazione territori onirici, è molto quasi astratto, è una cosa molto molto bella ragazzi, molto intensa, questo personaggio di cui non si sa nulla, che non parla, molto bello, insomma, questo viaggio in questo deserto sconfinato verso questa montagna misteriosa. Poi ovviamente sta al giocatore a scoprire il tutto nel corso del gioco. Quindi ho cominciato a giocarlo, poi ad un certo punto la cosa bella ragazzi di questo gioco, come avevo già letto su un giornale molto tempo fa, è che nel frattempo, mentre giochi, ti puoi incontrare casualmente con altri giocatori che magari hanno online la propria PlayStation 3. Infatti ieri mentre giocavo ad un certo punto ho incontrato un altro giocatore e il bello è che appunto l'incontri così, per caso, e il bello è che non escono scritti i nomi, ragazzi, non ci sono, non escono scritti i nomi, cose del genere, cioè tu non sai assolutamente nulla dell'altro giocatore e se vuoi potete condividere l'avventura, infatti io con quest'altro giocatore abbiamo cominciato a proseguire poi insieme, poi sono arrivato a un certo punto dovevo staccare, però ragazzi è molto molto bello. Io ve lo apro, non ci sono retrocopertine, ma vabbè chi se ne frega. Qui c'è il libretto, lo vediamo insieme. Libretto in bianco e nero, ragazzi, dove appunto descrive Journey, Flow, che dice, immergiti in un viaggio di scoperta esplorando le torbide profondità di un surreale.
Mica si è visto il codice, non lo so. Un surreale abisso sottomarino brulicante di forme di vita. Nutriti di altre creature per diventare più grande e forte intraprendendo il tuo cammino evolutivo. Preferisci nuotare libero nell'acqua e competere aggressivamente con tutti gli organismi che ti circondano? Scopri le meraviglie di questo mondo acquatico a modo tuo. Quindi questo flow riguarda le profondità del mare. Di sicuro sarà una cosa bellissima, ragazzi. E poi c'è scritto... Flower entra in un mondo onirico e sperimenta la vera libertà sorvolando lussureggianti paesaggi in un'avventura nella quale potrai fare tutto ciò che desideri oppure no. Trasformati nel vento e raccogli petali colorati scivolando da un livello all'altro, scoprendo luoghi unici e piccoli misteri. Lo scopri il flower e fare ciò che vuoi, quando vuoi e come vuoi, la libertà è tutto. Ragazzi, è tutto scritto qui e scommetto che anche questo sarà bellissimo. Poi ci sono dei minigiochi, ragazzi, ora non ve li sto a leggere tutti perché sennò qui ci sbrighiamo l'anno prossimo. Dei minigiochi, poi vabbè, termini e condizioni, insomma. Scommetto che è stato assolutamente un affare, ragazzi, a 25 euro. Poi dietro, vabbè, appunto c'è il codice che non vi mostro. Scemo. E poi il disco, ovviamente, ragazzi, però era nuovo, quindi non ci sono... Purtroppo era l'ultima copia, quindi non c'è la cellophane. E vabbè, quindi giorni, ragazzi, di cui vi farò sapere molto presto perché ovviamente continuerò a giocarlo. E poi, ragazzi, ultimo acquisto di oggi, comprato proprio stamattina, poco fa. Ve lo mostro, vabbè. Ratchet & Clank tutti per uno, ragazzi. L'ultima avventura di Ratchet & Clank, se non sbaglio. Poi vabbè, hanno fatto Ratchet & Clank Q-Force, che però quella è una mini avventura, tipo la caccia alla ricerca del tesoro, là come cazzo si chiamava, quindi è proprio una mini avventura, dura pochissimo. Infatti io cercavo questo, Q-Force stava da tempo a 19,90 euro in giro, lo trovo da... sta a 20 euro pure a GameStop. Mentre a GameStop questo costa molto di più, non mi ricordo se sta sulle 30 euro. Io appunto, come potete ben leggere dall'etichetta qui, l'ho comprato proprio stamattina in offerta a 20 euro, quindi a 19,90 euro in un supermercato. Semplicemente sono andata a fare la spesa con mia mamma e mia sorella e l'ho trovato a 20 euro in offerta. Ragazzi, ovviamente non ve lo sto ad aprire perché come potete vedere c'è ancora la cellophane e non lo aprirò fino a quando non ci giocherò. E non volevo farmelo scappare perché, vabbè, Ratchet & Clank, ragazzi, è una saga che dura da secoli. È una saga che a me piace molto e dopo a spasso nel tempo me l'ero ripromessa che avrei comunque continuato a comprare i Ratchet & Clank, quindi non vedevo l'ora di trovare questo gioco a poco prezzo. Quindi ragazzi, finiscono qui gli acquisti. Ora immagino che il video sia durato un'eternità. Quindi questi acquisti per PlayStation 3, Army of Two, The Walking Dead, The Last of Us, Journey Collector's Edition con Flo e Flower e Ratchet & Clank tutti per uno, quindi all for one. E i due recuperi, poverini, piccolini, piccini per PlayStation 1, Heart of Darkness e Tom e Jerry, Casa Dolce Casa. Quindi ragazzi, questi erano gli acquisti di questo mese, non so se comprerò tanta roba ragazzi prossimamente perché ormai il lavoro è finito, quindi i soldi finiscono ancora prima. E quindi ragazzi, nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, mi raccomando, andatevi a iscrivervi sulla mia pagina Facebook, vi lascio il link in descrizione, se volete contattarmi per qualsiasi cosa vi ricordo che c'è il mio indirizzo email apposta per voi, giocherina979@libro.it, pure quello vi scrivo in descrizione. Niente ragazzi, grazie a tutti, un saluto, un bacione e wattai a tutti da Giocherina979. Ciao!